questa funzione banalmente non è né pari né dispari, insomma, se cambiate x e meno x non è che cambia di meno. Il cambio di distanza è tutto R, eh? Diciamo, possiamo, qua possiamo fare in due modi, o facciamo direttamente la derivata, per, qua abbiamo x quadro più 1 al quadrato, qui abbiamo 3 per x quadro più 1 meno 2x per 3x meno seno 3x più 4 tra x quadro più 1. Poi abbiamo x quadro più 1 al quadrato, poi 3x quadro meno 6x quadro fa meno 3x quadro, poi viene meno 8x sì, gli asintoti li facciamo subito. Gli unici asintoti sono orizzontali. Se x tende a più o meno infinito, l'argomento del coseno tende a 0. Ma tendendo a 0, il coseno tende a 1 e il coseno è sempre più piccolo di 1, quindi ci tende da solo. Quindi l'unica cosa certa che sappiamo è che questa funzione presenta due asintoti orizzontali. Questa è una cosa banale. Allora, vabbè, fate, insomma, quella linea è venuta particolarmente storta. Se è un asintoto orizzontale, almeno dovremmo farlo un po' orizzontale. Poi sappiamo che f di x quando è uguale a 0? Beh, quando è che il coseno è uguale a 0? Quando 3x più 4 fratto x quadro più 1, cioè l'argomento del coseno, è uguale a pi greco mensi più k pi greco. Quando esiste k appartenente a z, tale che coseno vale 0 a pi greco mensi. In realtà quindi già da questo fatto ci conviene studiare la funzione 3x più 4 fratto, allora, prendiamo g di x uguale 3x più 4 fratto x quadro più 1. G' di x la rifacciamo, ma è parte di quella derivata che abbiamo fatto prima, è x quadro più 1 al quadrato, è 3 per x quadro più 1 meno 2x per 3x più 4, quindi viene meno 3x quadro meno 8x più 3 fratto x quadro più 2. Allora, come vedete, qui siamo in presenza di una parabola 3x quadro più 8x meno 3 col meno davanti. Questa parabola è rivolta, cioè col meno davanti è rivolta verso il basso. Andiamo a vedere se si annulla da qualche parte, quindi andiamo a studiare 3x quadro meno 8x meno 3 più 8x meno 3 uguale a 0, viene x uguale a meno 4 meno più radice di 25 fratto 3, quindi meno 4 meno 5 meno 3 fratto 3 fa meno 3, oppure un terzo. Vediamo se funziona.
ci metto meno 3, 27, meno 24, meno 3 fa 0. Se ci metto un terzo, 3 noni fa un terzo, più 8 terzi fa 9 terzi, meno 3 fa 0. Quindi, che significa? Significa che questa funzione qui, diciamo il grafico della g di x, la g di x come asintota orizzontale è a 0, però a 0 qua ci arriva da sopra e qua ci arriva da sotto. Poi la g' si annulla a meno 3, la funzione a meno 3 vale meno 5 decimi, cioè vale meno un mezzo, a 0 vale già 4, a un terzo vale 4 più un terzo che del 3 che fa 5, fratto 1 più un nono che fa 10 noni, 5 fratto 10 noni fa 9 mezzi, quindi vale 4 e mezzo. Questo vale 1. Il massimo qua vale 4,5, qua vale meno un mezzo, anzi diamo 9 mezzi, che 9 mezzi nel fondo un terzo. Quindi, come vedete, per esempio, se voglio studiare, questo è l'argomento del coseno, per sapere gli zeri della funzione devo uguagliare questo argomento del coseno a pi greco mezzi più k pi greco. Allora parto da meno pi greco mezzi, pi greco mezzi, 3 pi greco mezzi, 3 pi greco mezzi è già oltre 4,5, perché pi greco mezzi è maggiore di 1,5, 3 pi greco mezzi è già oltre, quindi diciamo pi greco mezzi facciamo un po' più sopra, ci saranno due punti qua dove la funzione vale pi greco mezzo, come lo vedete vedere, quindi qua ci posso mettere direttamente pi greco mezzo e basta, perché k, come lo potete vedere, portate x pari più 1 dall'altra parte, quindi viene 3x più 4 uguale pi greco mezzi x quadro più pi greco mezzo. Allora, questa qui è un'equazione di secondo grado, ve la risolvete e trovate le radici, e il discriminante vi viene positivo. Se invece di mettere pi greco mezzi ci metteste 3 pi greco mezzi o meno pi greco mezzi, vedete che il discriminante viene negativo e quindi le soluzioni non ci stanno. Quindi se e solo se, e questi sono gli zeri della funzione. Questi zeri della funzione a occhio, gli zeri della funzione, per esempio se ci metto meno 1, 4 meno 3 fa 1, un mezzo, siamo ancora a un mezzo, quindi non ci siamo a pi greco mezzi, a 0 però stavamo a 4, quindi questo primo punto qua è compreso tra meno 1 e 0, e il secondo punto dove l'argomento del coseno vale pi greco mezzi sarà, per esempio, già se ci metto 1 stiamo a 7 mezzi, che è 3,5, che è più di pi greco mezzi, ma se ci metto 2 stiamo a 10 quinti, che a 10 quinti, che è 2, che è ancora maggiore di pi greco mezzi, quindi questo sta a 2 qualche cosa, è fascissimo, qua è meno 0 qualche cosa. Ok, che significa? Significa che quando quella va oltre il pi greco mezzi, cioè a meno 0 e qualche cosa e a 2 e qualche cosa, questo coseno si annulla, quindi passa da positivo a negativo. Adesso andiamo a vedere la mia derivata. La mia derivata può essere 0 quando si annulla questo, ma stavolta questo dove si annulla? Si annulla o quando fa 0 questo,
Adesso questo qui abbiamo 3x più 4 fratto x quadro più x quadro più 1 uguale a 0, oppure uguale a pi greco. Perché io pure qua a pi greco, vi ricordate che x più 4 è compreso tra meno un mezzo e 9 mezzi. K pi greco può essere 0, pi greco, già 2 pi greco va oltre, meno pi greco va oltre. Quindi, quando è che il seno vale 0? Quando x vale, allora x1 uguale meno 4 terzi e x, qua ce ne sono altri due punti dove vale 0, che sono diciamo più stretti di questi, insomma stati in mezzo a questi altri, però altre due soluzioni, quindi abbiamo x con 2, x con 3 che dobbiamo scrivere, poi abbiamo x con 4 uguale meno 3 e x con 5 uguale un terzo. Questo che significa? Significa che questa mia derivata si annulla adesso comincia ad esserci qualcosa che non torna perché ho fatto le cose troppo di me. Quando il coseno, l'argomento del coseno arriva a meno pi greco, allora quel coseno vale meno 1. Sì, però sì. No, qua sarà qua sarà qualcosa fatta così. Vediamo un po', poi c'è, sì. Allora, qui ci sono 1, 2, 3, 4, 5 punti stazionari, che sarebbero, il primo sarebbe meno 3. Questo è meno 3, poi c'è meno 4 terzi, poi c'è dove la funzione si annullava, che era questo qua meno 0, questo qua chiamiamolo, avevamo chiamato x con 2 meno 0, poi x con 3 era 2, e questo era x con 2 e poi c'era x con 3, scusate, questi erano i punti stazionari della derivata che erano in mezzo a questi due, x con 2 e x con 3 erano questi punti qua, cioè i punti, i zeri erano le soluzioni di queste equazioni qua, di queste equazioni. Poi c'erano questi due punti stazionari che avevamo detto stavano qua in mezzo, poi c'era un ulteriore punto stazionario che era dove si annullava questa in un terzo, che stava in mezzo a questi due. Allora, scusate se sono andato troppo veloce, ma voi avete poi il tempo a casa di controllare quello che dite. Qui avete un primo punto stazionario a meno 3, effettivamente si tratta di un punto di minimo, perché e questo è l'argomento di questa che ha il minimo.
Allora, la funzione del coseno valeva 1, stava sempre valori positivi, poi l'argomento si ferma e risale. E quindi, la, diciamo, scusate, l'argomento... sì, diciamo, l'argomento è negativo, l'argomento sta scendendo, si ferma e risale, sui numeri negativi a sinistra di 0 la funzione coseno è crescente, quindi la funzione si ferma e risale. Poi, quando risale, risale fino, qua ho sbagliato, dove il seno vale 0, dove l'argomento vale 0, il seno vale 0 e il coseno vale un'altra volta 1, qua vale proprio 1. Poi l'argomento scende fino a, diciamo, la funzione della funzione scende fino a 0, perché stavolta l'argomento sta salendo, ma dopo che l'argomento ha toccato 0, l'argomento sale, ma la funzione così adesso scende, fino a che con il valore dell'argomento non arriva a pi greco mezzi e il valore della funzione coseno tocca 0. Poi l'argomento arriva a pi greco e quindi il valore della funzione coseno arriva a meno 1, l'argomento va oltre pi greco e il valore della funzione coseno torna a salire, perché dopo meno 1 la funzione, dopo pi greco la funzione coseno sale un'altra volta, sale un po', però a quel punto l'argomento arriva al massimo 9 mezzi e la funzione coseno 9 mezzi, questo qua è quasi 3 pi greco mezzi, quindi questo è abbastanza vicino a 0. Poi la funzione, l'argomento torna a scendere, quindi il valore della funzione coseno torna a scendere e poi vale meno 1 e poi questa cosa l'altra. Ripeto, voi ce l'avete registrato sul web. Una domanda, sì. Adesso naturalmente uno potrebbe controllare tutti i segni per vedere che ci troviamo. Io posso fare tutto quello che voglio, però è molto più lungo di fare questa cosa, perché qua diciamo, io adesso se vado a valutare i segni di questo, no? Per esempio a meno 3, a meno 3 questo argomento qua è ancora bello negativo, ok? Quindi siccome l'argomento era negativo e non era partire da, diciamo, in questa zona qui il seno era negativo, questo pezzo è negativo, questo pezzo è positivo, questo pezzo qui è negativo perché siamo al di fuori dell'intervallo dove si annulla la parabola, la parabola fuori il segno principale è negativo, quindi vuol dire effettivamente che la funzione sta scendendo. Quando si annulla questo, a questo punto questo diventa positivo, questo rimane negativo, scusate, questo sì diventa positivo, questo rimane positivo e quindi la funzione stavolta sta salendo. Cioè piano piano ti puoi controllare esattamente quello che ho detto, ma il, per capirci, se in un punto la funzione, l'argomento del coseno è pi greco mezzi più k pi greco, questa funzione fa 0. Se in un punto la funzione è k pi greco, questa funzione o fa 1 o fa meno 1, questa funzione è più di 1 e di meno 1 un po' fa. Quindi quando questa funzione fa 1, cioè quando l'argomento vale 0, quando l'argomento vale 0, cioè solo in questo punto qua, la funzione c'è il massimo assoluto. Quando l'argomento vale pi greco, questi devono essere dei minimi assoluti, quindi è chiaro che la funzione prima scende e poi sale. Quindi ci sono dei controlli che sono automatici senza neanche guardare il segno della derivata. Cioè il segno della derivata arriva a conferma di quello che abbiamo già capito. Non so se... Questo grafico serve per studiare un altro grafico, quello lì. Allora, se per studiare questo grafico è molto di aiuto studiare questo grafico, perché è vero che tu le proprietà di questo grafico ti aiutano a capire quello, se guardi il segno di questa derivata traduce esattamente le proprietà di questo grafico e ti servono a studiare quello, però guardandolo in faccia, come dire, corri meno rischi di fare errori. Chiaro? Perché? Sì. Quindi questo è qua. Vediamo se la seconda. La derivata seconda anche qui si può fare. E ovviamente
io ho 10 minuti. Se facciamo la derivata seconda, mentre per quanto riguarda la derivata prima abbiamo semplicemente questo prodotto, la derivata seconda avremo le somme. Quindi il segno della derivata prima è facile da studiare, il segno della derivata seconda no. Però è automatico che tra, diciamo, a sinistra di qua, tra qua e qua, tra qua e qua, qua, qua e qua, ce l'avete depressa, per forza. È automatico, quindi non solo è diciamo complicato in teoria, è complicato pure in pratica, perché almeno quelle soluzioni, quegli zeri li devono uscire. Quindi poi dimostrare che non ce ne siano altri è un po' problematico. Ok? Però almeno uno poi la derivata seconda la fa, dice qualcosa, se ci arriva a dire. Questo è il motivo della funzione viene calcolata doppia, no? Perché, cioè, siccome non è, in genere non si arriva a fare il costo della derivata seconda, tutta non la posso dare, però diciamo se l'hai fatta fino alla derivata prima, con la derivata seconda fatta, insomma, sta tutto fatto bene, 0,65 per 2, cioè vale più di un esercizio normale, chiaramente. Ok. Volevo arrivare a fare un integrale, solo questo. Vediamo se ci abbiamo tempo di farlo. Ho accelerato un po' perché... Cioè devo fare questo integrale qua. Integrale tra 0 e più infinito del logaritmo di 1 più x quadro tra x quadro. Da 0 è finito. Allora, la mia funzione integranda f di x uguale logaritmo di 1 più x quadro fratto x quadro, come si comporta? Allora, per x che tende a 0 da destra, se ci fate caso tende a 1, questo è un limite notevole che tende a 1, quindi non è illimitata, tende a un limite. Quindi in 0 in realtà non c'è nessun problema, la funzione è integrabile, non è neanche un vero integrale in senso generalizzato, è soltanto un finto integrale in senso generalizzato. A infinito è un integrale in senso generalizzato, però diciamo logaritmo di 1 più x quadro fratto x quadro si comporta come 2 logaritmo di x fratto x quadro, che diciamo integrale, vabbè, che è integrabile in senso generalizzato, che è minore di 1 su x alla terza, per x molto maggiore di 1, per x grande logaritmo di x lo posso maggiorare con qualunque potenza x, quindi anche con x alla mezza, se mi... e quindi ottengo questo risultato. Quindi la funzione è tranquillamente integrabile in senso generalizzato. Allora si tratta di fare l'integrale. Allora, come devo andare a fare l'integrale? Allora, qua devo fare meno 1 su x logaritmo di 1 più x quadro tra 0 e più infinito, più integrale tra 0 e più infinito di 1 su x e 1 fratto 1 più x quadro. Sì, per fare. Allora, questo tende a 0, questo vale 0. Perché vale 0? Perché per x che tende a 0 questo si comporta come x quadro fratto x si comporta come x, col meno davanti meno x, ma 0 vale 0. A infinito avete logaritmo di x, 2 logaritmo di x fratto x, è pure vale 0. Quindi rimane questo, e questo altro non è che l'integrale, scusate, devo semplificare la x, no, in tutto. Quindi rimane 2 arco tangente x tra 0 e infinito, quindi 2 volte pi greco mezzi e poi, quindi l'integrale. Ok? Qua è quantomeno opportuno fare un'analisi teorica, cioè se mi scrivete così e mi dite soltanto che questo fa 0, non la prendo troppo bene, cioè neanche troppo male, ma se mi scrivete così e mi scrivete delle fesserie sui limiti di questo qua, vabbè, vuol dire che non sapete in realtà. Però se mi dite che fa 0, mezzo punto vi do, non di più, perché me lo dovete dire perché fa 0, o mi dovete dire che
perché questo limite in 0 vale 0 in quanto per McLaren eccetera eccetera, perché questo limite all'infinito, limite notevole, si comporta come logaritmo 2 logaritmo x fratto x che fa 0. Se non me lo dite non è tanto bello. Poi se mi dite anche che la funzione, appunto, analizzate direttamente la funzione, vedete che è limitata in 0, è ancora meglio, perché conferma il fatto che sai fare se usare McLaren vicino a 0. Se mi dite anche che la funzione tende a 0 all'infinito come logaritmo di x su x quadro, è anche meglio, perché vuol dire che la sai sviluppare pure all'infinito. Quindi diciamo qua conta molto quello che dite, molto, insomma, può fare più di mezzo esercizio di differenza. Il conto è chiaro, e poi alla fine quell'ultimo integrale si sappia fare è banale. Va bene?